abbiamo sulle autorità che abbiamo sul palco, il nostro sindaco, il dottor Giorgio Talon, e il consigliere delegato allo sport, l'ingegnere Riccardo Rizzetto. A te, sindaco. Benvenuti a tutti, un caloroso saluto e subito un ringraziamento. Quest'anno vedo colori in più, quindi un ringraziamento, e voi siete di esempio per gli altri, per quelli che non sanno cos'è lo sport, non lo praticano, non si rendono conto dell'importanza dello sport. Quindi un grazie a tutte le società che quest'anno sono aumentate, molte mancano per altri impegni fuori della nostra città con i comuni limitrofi, e quindi ci dispiace per la loro mancanza, si ritorneranno il prossimo anno o negli anni a venire. E ringrazio tutti i presenti e vi auguro di trascorrere un buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie, sindaco. Un saluto a tutti i presenti, io resterò in compagnia, in vostra compagnia fino al termine della serata, come sempre. Invito a tutti i partecipanti di restare qui fino alle ore 19, in quanto ci saranno ricche sorprese e variazioni rispetto alla passata edizione. E delle sorprese ve ne parleremo soltanto dopo la sfilata che aprirà questa 8ª edizione della festa dello sport. Alla mia destra vedete già in posizione il gruppo delle Majorette Onda Azzurra. Fatevi sentire, a seguire Majorette Magic Star, forza ragazze! Dopodiché la banda, e quindi chiederei proprio alla banda di cominciare la sfilata di oggi per fare poi procedere i nostri gruppi sportivi. Dovevano immortalare l'espressione mia in questo caso. Quindi visto che avevo perso, rifacciamo. Dispari o pari. Ok, pronto? Vai! E vai! Ho perso di nuovo. Qualche mese fa un gruppo dei nostri sportivi ha incontrato Viviana, ha scambiato con lei qualche parola e l'ha invitata in una gara molto importante. Nell'occasione ha voluto che anch'io fossi presente. Ho conosciuto a mia volta Viviana e l'associazione, lo scopo di questa, e ho chiesto a Viviana di venirsi a presentare ad Eraclea e di coordinarci in questa impresa che di volontariato, di solidarietà che noi vorremmo intraprendere. A te Viviana. Grazie mille. Beh, è veramente una sorpresa, ma ad Eraclea c'è di tutto e di più. Cosa dirvi? Qui abbiamo fatto una piccola scritta. Verde, bianca, rossa sono i colori dell'Italia. Ospitiamo gente da tutto il mondo, ma l'Italia ha un cuore grandissimo. Abbiamo scritto Kiss, ti bacio, Eraclea, love, ti amo. Sono parole internazionali, ma sono parole che in mezzo a momenti di grande festa, dove ci sono tantissimi giovani, portano un messaggio di speranza, di gioia e di allegria. Il tappo è un gesto, è un pensiero, è un attimo di attenzione che portiamo a chi sta lottando per la vita, qualsiasi sia la sua malattia, non è importanza. La gioia e l'allegria sono componenti essenziali che ci aiutano a vivere e ad affrontare. E per voi che avete tantissimi ragazzi qua, ve lo dico con il cuore, avere un'amministrazione aperta, attenta, che ha ospitato il primo contenitore ecosolidale, fatto tutto attraverso il volontariato davanti al comune, e dare un segnale importante e dire insieme attraverso un gesto possiamo aiutare qualcuno. Allora, quando voi trovate il famoso tappo di qualsiasi tipo di plastica, di bottiglie, di detersivi, qualsiasi cosa, conservatelo, portatelo oggi qui in comune o datelo alle persone che sapete che fanno già delle raccolte di volontariato in giro. Noi come Sorgente di Sogni arriviamo dalla provincia di Pordenone, ma questo dà un altro segnale che le regioni si uniscono, le amministrazioni si aprono, perché tutti stiamo lottando per un qualcosa di importante, per un mondo migliore. I tappi che stiamo raccogliendo ad Eraclea, ve lo dico in anteprima perché comunque è una cosa che doveva essere ufficializzata dal comune, ma ormai mi fa sorprese reciproche, vengono donati in un progetto molto particolare che accompagna una grandissima bottiglia, sono 11 metri per 2,40 sopra un bilico, che in questo momento è ospite nel comune di Giavra de Montello. Questa grandissima bottiglia, che è un record di solidarietà, verrà ospitata all'Expo 2015, il progetto è già ufficiale, non gira soldi, gira solamente gesti di solidarietà.
I tappi che stiamo raccogliendo in questo periodo ad Eraclea servono per riempire questa grande bottiglia a Giavera, che verranno donati al CRO di Aviano. Il CRO è un centro di riferimento oncologico dove si fa ricerca, dove si cerca veramente di portare anche delle innovazioni sulle guarigioni, e lo scopo è quello di assumere un'infermiera ricercatrice che poi tornerà nelle tappe che questa bottiglia è stata ospite, per cui ci auguriamo anche qui ad Eraclea, a testimoniare cosa vuol dire essere infermieri, cosa vuol dire essere a fianco dei bambini, degli adolescenti, degli adulti quando stanno lottando. Allora io vi invito veramente con il cuore, ogni tappo che voi trovate a casa ponetelo da qualche parte, portate un pensiero positivo, perché la vita è il dono più grande che noi abbiamo. Io ringrazio l'amministrazione per questa opportunità. Laggiù in fondo abbiamo fatto una scritta semplice ed è Eraclea, festa dello sport, però abbiamo lanciato una nuova sfida, poi vi lascio perché mi pare che siamo vicinissimi. Vogliamo portare in Lombardia un record mondiale che nessun altro ha fatto, assieme a quella grandissima bottiglia, che è Griffa il tuo tappo. Alcuni ragazzi, alcuni adulti, alcune associazioni hanno già iniziato a griffare il tappo. Griffare vuol dire metto una firma, metto una dedica, metto un segno, qualsiasi cosa, ma per un momento ho donato un pensiero per un sogno collettivo. Ce la faremo, porteremo in Lombardia questo grandissimo progetto e con esso noi porteremo le foto che attraverso Vittorio, i nostri volontari e Rosanna oggi scattiamo quando voi firmate questi tappi, perché è un segno per dire Eraclea è un paese speciale, è qualcosa che va al di là. Fare una festa così è sempre una cosa molto bella. I miei complimenti, ma perché veramente tutte queste cose belle oggi portino a tutti gli altri comuni un'esperienza che si può fare, le associazioni ci sono, ci vuole pazienza, ma la cosa più bella è il sorriso dei ragazzi. Per cui auguri a tutti voi che siete genitori, papà, nonni e mamme, e auguri anche comunque per la vostra bellissima iniziativa. Grazie mille, lascio la parola, perché grazie per l'invito e per l'ospitalità vostra. Io vorrei, grazie. Giustamente l'applauso lo meriti veramente a 360 gradi, ma vorrei che tu rimanessi qua perché vorrei presentarti un'altra associazione che abbiamo qui noi nel territorio e alla quale siamo particolarmente affezionati. Lei è sempre presente nelle nostre feste dello sport e vediamo se riesco a recuperare qualche rappresentante. Io vorrei qui sul palco, per piacere, l'Avis di Eraclea. Allora, in attesa che arrivi l'Avis di Eraclea, vi svelo un segreto, svelo questo piccolo grande segreto. Quando è nata la grande bottiglia ecosolidale che abbiamo presentato a Pordenone, sapete che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato al cielo migliaia di palloncini con il logo Avis, per cui per me siete sempre nel cuore, perché siete sempre vita. Grazie di cuore, perché è un'associazione splendida come tutte le associazioni, però tutti abbiamo una goccia di vita dentro di noi e loro secondo me devono essere veramente il segnale che vale la pena veramente apprezzare il dono grande che abbiamo della vita. Questo è quello che vi vengo a dire. Grazie. Vi ringraziamo Viviana, e vi ho fatto una sorpresa, perché voi immaginavate di percorrere una sfilata con i nostri ragazzi, io invece oggi vi ho voluto qua. Vi ho voluto qua perché? Perché in diverse occasioni, non solo nella festa dello sport, io vi ho visto presenti, con un sacco di iniziative, cercate di entrare nelle scuole, cercate di entrare nell'anima dei bambini. E penso che questa sia un'ottima occasione, veramente, per far conoscere il vostro lavoro. Vi chiedo per piacere di presentarvi. Qui ci sono tanti genitori che stanno aspettando i propri bambini. Far capire loro il vostro lavoro anche all'interno delle scuole talvolta. Buongiorno, io sono Flaviana e lei è Monica. Vogliamo chiedere la collaborazione di tutte le società sportive, le associazioni sportive, perché abbiamo bisogno di donatori, abbiamo bisogno di sangue e di sangue manca sempre. Quindi le associazioni sportive sono quelle che portano avanti anche il nostro modo di vivere. Concordiamo, vero Viviana? E a questo punto io chiedo di essere proprio loro due, come rappresentanti dell'Avis, di per griffare il primo tappo qui ad Eraclea. E chiedo anche al sindaco, al vice sindaco e collega assessore Stefano Boso, per piacere di venire sul palco per questo momento.